E oggi invece parlavamo del corso di letteratura che dovrebbe cominciare il 26, ma che in realtà pare che cominci il 22, quindi anticipiamo un pochettino di qualche giorno per un problema di date e cose di questo tipo. E ha una presenza seminario comunicato stampa, il quale lei non mi ha ricordato, quelli che aveva già l'adesione, però dal comunicato stampa risultano tutti coloro i quali invece hanno dato la disponibilità a fare da. Si usa questa parola inglese, non l'abbiamo utilizzata anche nel scritto, io non amo le parole inglesi, nonostante la mia amica appassionata della lingua inglese, a parte Shakespeare, non ho amato per la mia lingua inglese, però abbiamo utilizzato la parola discussa, perché la parola discussa dà abbastanza l'idea di quello che, cioè che sono, non sono proprio dei relatori, ma sono delle persone che vengono, discutono di un argomento, come in italiano, come lo traduci, come intraducibile in italiano, quello discussa, e che discutono di quell'argomento e fanno un po' da controaltare le cose che dico io, quelle che dicono io, poi faccio da controaltare a loro, quindi diventa poi una sorta di piccolo dibattito. Sempre a due. Sì, ma come fai a individuare i soggetti? Interlocutori, l'interlocutore è brutto. Lo so, perciò è discassa. È una cosa di discassa, ti rende molto più l'idea, no? Perché discutitori non lo puoi tradurre, così non esiste la parola. Discutente. Coloro che ne discuto con... Lo deve fare il corso, che dice tu ci discute con i seguenti, potevamo mettere anche il verbo. Comunque, discussano, io sono Antonella Argenio, molti li conoscete, Antonella Argenio, Graziana Brescia, Fabiana Cacciapoti, che è nostra presidente del comitato scientifico della fondazione, Vittorio Capuzza, sono tutte persone che sono venute anche qua, Cristina Ciancio, professoressa dell'università, Maria D'Ambrosio, componente del comitato scientifico della fondazione, Matteo De Longis, conoscete il figlio di Andrea De Longis, l'avvocato De Longis, Matteo, Sonia Fusco, che è qui con noi, Giuseppe Mastrominico, Ryan McClintock, Paolo Moretti, Vincenzo Nuzzo, Fernando Panarese, che è qui con noi, Stefano Parziale, Orlando Roselli, Maria Rosaria Scotti, Deborah Spinelli, Maria Zarro, e aggiunge a questa Anna Lasso, che è anche la terza componente, tutti e tre componenti del nostro comitato scientifico della Fondazione, Anna Lasso, perché Anna Lasso... verrà a parlare di un argomento che è tipicamente civilistico, anche se il corso di letteratura gli ho detto di fare qualche digressione, non solo civilistico, che non è un corso di diritto in senso stretto, perché dimenticavo che l'ho detto, il tema di quest'anno è il tema del corpo, il corpo nel diritto, non il corpo tra diritto e letteratura, il corpo nel diritto di quest'anno, è ovviamente il corso di diritto e letteratura, però non mi piaceva l'idea che si potesse parlare del corpo tra diritto e letteratura, perché non è un corpo dividiato, è un corpo unitariamente considerato. Il corpo ne verrà a parlare in Alasso, specificamente legato agli atti di disposizione del corpo, che è un tema tutto civilistico, il tema ovviamente degli organismi, della genetica, tutto il tema genetico legato agli atti di disposizione del corpo. Per la verità, io l'ho detto, però, appunto, fai anche qualche connotazione, dai anche qualche connotazione di tipo letterario. Ovviamente, una notazione di questo tipo a uno come Fernando, io la devo dare, tanto Fernando comunque ha la capacità di tradurre da medico legale qual è, ma da umanista anche qual è il tema che tratta in quel caso medico legale, anche con qualche annotazione tipo giuslitterario, perché sennò non avrebbe senso collocare in corso di letteratura un intervento puramente di medico legale. Sì, sicuramente il corpo nel diritto, casomai è un corpo con connotazioni lette, con un taglio di particolare, però comunque il tema medico legale è un tema di corpo nel diritto. Forse pochi argomenti sono così calzanti come quello di medicina legale, sì. Come il corpo nel diritto. Però mi interessava poi ci fosse tutti i relatori potessero, quindi poi così vedranno anche la nostra registrazione, potessero poi metterci un pizzico di questione più di tipo giuslitterario. Ma non tanto per far capire che poi questi sono argomenti che anche la giurisprudenza, lo dico anche beneficio di Sonia, la giurisprudenza fa delle citazioni letterarie quando fa scrivere delle sentenze, fa delle citazioni letterarie in diretta, più la giurisprudenza della Corte di Giustizia che lo fa diretta, ma la giurisprudenza dei tribunali, come che abbiamo questo vincolo delle citazioni, che lo trovo assurdo, però sono vincolo di citazioni che vengono fatte le citazioni, ma non viene detto a chi si riferisce la citazione, no? Come fa proprio in materia di diritto sanitario, come fa il nostro amico, che adesso è diventato credo presidente di sezione, Travaglino, di sezione della Cassazione, lui si è diventato presidente. Lui è stato sempre alla terza sezione civile, però credo sia diventato presidente di sezione. Però
qui per esempio uno che fa molte citazioni, ma ovviamente essendoci il vincolo giuridico non indica i soggetti da cui trae la citazione. Mentre nella giurisprudenza straniera, e soprattutto nella giurisprudenza delle corti supreme, ci sta questa tendenza delle corti supreme, anche della Corte Europea, sia dei diritti dell'uomo che della Corte di Lussemburgo, c'è questa tendenza invece a fare citazioni espresse, in parte modo gli avvocati generali. Con Katia abbiamo fatto un lavoro su Colomer, che è un avvocato generale spagnolo che non c'è più, è morto, ma che faceva moltissime citazioni di carattere letterario, e noi le utilizzavamo proprio per questo genere. Nel fare questo, nel dare l'input di ciò di cui parleremo, cioè il corpo nel diritto, io ho detto, io però devo dare un testo di riferimento, per quel che mi riguarda, ovviamente il testo di riferimento non deve essere il testo di riferimento degli autori, tanto loro l'hanno, credo che questo sia chiaro, gli autori, non è che loro siano mettere a fare il commento. Il testo di riferimento che ho scelto è Memorie di Adriano della Iursena, che secondo me è il libro, uno dei libri più belli del Novecento, uscito a Parigi nel 1951, è un libro una scrittrice francese, ma lei belga per la verità, che però è nata a Bruxelles, in realtà poi è cosmopolita, che lei è vissuta un po' dappertutto, questo padre ricchissimo, dissennatore, alla Camillo, diciamo così, lo gestiva la madre, il papà della Iursena, che poi su questo è un nome di fantasia, perché lei non si chiama Iursena, anzi è proprio un anagramma del suo nome originario. E che ha vissuto quasi moltissimi anni negli Stati Uniti, dove ha coltivato questa relazione omosessuale, questa è abbastanza nota questa sua storia, tant'è che poi nel 68 era considerata un'autrice di riferimento anche per questa sua vita un po' controcorrente, diciamo così, un po' contro i canoni convenzionali. E nel 68 fu tra le autrici più amate dal 68 francese, anche un po' una cosa di cui si stupì anche, e tornò poi in Francia, in Belgio, non entrando, dopo vissuta anche in alternativa al periodo statunitense, perché l'ha vissuto poi prevalentemente con la sua compagna, prevalentemente negli Stati Uniti, se non ricordo il posto preciso in cui è vissuto. Memoria di Anna è un libro per me importante, io dato che non mi voglio tediare, anche se non c'è Gianfranco, quindi ti potrei tediare. Tendenzialmente ti potrei tediare, potrei anche leggere tutto il libro, ovviamente. Però Gianfranco, il fratello di Rosemary, non ama le letture. A noi piacevano molto, a me piaceva moltissimo. E come si chiama quell'autore che a me piaceva tanto, che io ti ho chiesto quest'estate, ti ho chiesto mi dimentico sempre il qui dove ci incontriamo. L'autore è un autore inglese che in qualche modo questo autore non piacque a Gianfranco. Un libro secondo me è bellissimo, il titolo appunto Qui dove ci incontriamo. Che è un nome molto comune, diciamo così, un nome inglese molto comune. Non dico Smith, ma quasi una gamba di nome Smith. No? A me piace perché secondo me per una fondazione culturale le letture, che non a caso la nostra amica della libreria qui ha avuto il premio nazionale per la migliore libreria giovanile d'Italia, come si dice? La libreria per giovani, la libreria ha avuto il premio come migliore libreria per giovani d'Italia per il fatto che fa delle letture ai ragazzini, cioè li vedi ragazzini dell'età un po' più piccoli di mio figlio e li mette, li accoglie, vedi 30 ragazzini, fa delle letture, li fa commentare, gli fa dei giochi collegati a quelle letture, e questa cosa è stata molto apprezzata. Secondo me la lettura è una cosa di grande utilità, proprio l'ascolto, poi il commento della lettura è meno, forse probabilmente a volte anche fuorviante, quindi può essere meno utile, però per chi non l'ha letto Memoria di Adriano lo consiglio vivamente, non ci sarà un'impennata di acquisti di Memoria di Adriano sul mercato nazionale. Per chi non l'ha letto lo consiglio, un libro non, ovviamente non è un romanzo filosofico, quindi non è certo il romanzo di Maurizio De Giovanni, giusto che capisci, perché ormai è diventato talmente famoso Maurizio De Giovanni, lo chiamo dappertutto, veramente io penso che sia l'autore più gettonato in Italia. Nonostante i suoi libri secondo me sono in decremento dal punto di vista qualitativo, i primi erano ovviamente i migliori, adesso ci sta anche la serie di Pizzo Falcone, la squadra di polizia di Pizzo Falcone, si chiama i Bastardi di Pizzo Falcone, adesso c'è anche in televisione, credo sia già cominciata questa serie televisiva, che è tratta proprio lui ha le due tipologie, no? Quella e dell'ispettore Loiacono, quella famosa con cui diventa famoso, che non è l'ispettore Loiacono, e quella dell'ispettore Loiacono e questa dei Bastardi di Pizzo Falcone, collaudatissima, un grandissimo successo,
Io l'ho visto, ho sempre considerato un autore, lui stesso si definisce un autore di giallo, quindi un autore minore. Recentemente l'ho visto in un incontro pubblico con Dacia Marei, che è un simbolo, no, della cultura, almeno soprattutto della cultura letteraria italiana, in qualche modo al femminile, ma devo dire che cioè, lui che si confronta con Dacia Marei dice allora è cambiato tutto, il mondo letterario non è più quello di una volta. Però lui dice, piace moltissimo, vende anche a livello nazionale, prima era molto gettonato a livello locale, cioè campano, invece adesso vende moltissimo anche a livello nazionale. No, Milano, Torino, ovunque, cioè io l'ho visto richiesto, evidentemente poi cioè, tira molto anche quel tipo di mercato, perché il mercato giallo tira moltissimo e lui sta andando benissimo. Dico, non è una lettura tutta questa discussione, non è una lettura alla Maurizio De Giovanni che si le solite cose, la coppia, l'affetto, sì, c'è poi un tessuto anche di altre cose. Però non è certo una lettura leggera come quella di Maurizio Giovanni. Questa è una lettura impegnativa, io però la consiglio, perché non l'avessi ancora letto la consiglio, e racconta appunto di questo grande imperatore romano che è stato Adriano. E la cosa che mi colpisce di più del perché è nato questo libro, perché da un altro autore francese, credo fosse Flaubert, credo, ma sono quasi certo che sia Flaubert, la Jursenar aveva letto una frase di Flaubert in cui Flaubert diceva che c'è stato un periodo brevissimo della storia dell'umanità in cui erano declinati le vecchie divinità e non si erano affermate le nuove divinità, quindi in cui l'umanità è vissuta in quella condizione dal punto di vista di questo scrittore francese, che io penso sia Flaubert, in cui gli esseri umani erano sostanzialmente liberi dalla cappa religiosa, anche se sapete che le religioni politeistiche erano religioni totalmente diverse da quelle monoteistiche, e qui c'è un attacco durissimo alle religioni monoteistiche, visto dal punto di vista di Adriano, dell'imperatore Adriano, perché lasciava una maggiore libertà agli individui, ma comunque al di là di questo rapporto tra il politeismo e il monoteismo, quello che viene raccontato in questo libro fondamentalmente attraverso gli occhi di questo grande imperatore, anche poeta, no? C'è questa famosissima sua poesia iniziale, da cui è tratto il titolo della prima parte, L'animula vagula blandula è la poesia famosissima di Adriano, che è stata poi ritrovata. Dice animula vagula blandula hospes comesque corporis, se vedete il tema del corpo, quelunque abibis in loca pallidula rigida nudula nec ut soles davis iocos, che è una frase famosissima perché per come è stata utilizzata in questo libro, perché l'animula vagula blandula è il primo capitolo del libro, perché ogni capitolo ha un titolo, e la traduco per come è stata tradotta da autori, forse la migliore traduzione è quella che ho trovata, fatta da, se riuscisse a ritrovarla, l'ho messa da qualche parte, no, non la ritrovo, va bene. Comunque vi leggo quella, la versione diciamo, più frequentemente utilizzata di questa breve poesia di Adriano. Dice: piccola anima smarrita e soave, ospite e compagna del corpo, che ora ti appresti a scendere in luoghi incolori, freddi e spogli, dove mai più ti abbandonerai ai giochi preferiti. Davis Iocos. Ecco i giochi consueti, c'è chi la traduce anche con giochi consueti, giochi non preferiti, perché se non ricordo poi il libro di Leonardo. Sbaghi consueti, meglio ancora, qualcuno traduce Iocos come sbaghi consueti. Ed è un libro che lei ha scritto in quasi 30 anni, però la versione che noi conosciamo è stata scritta in poco tempo, però lei l'ha scritto e riscritto, l'ha cancellato e lo ha ripreso nella versione definitiva che noi conosciamo dalla frase finale. La frase finale è la frase da cui lei è partita per scrivere questo romanzo, è l'ultima frase del romanzo, quando Adriano, finito di scrivere questa lunga lettera a Marco Aurelio, che era un giovane 17enne, poco più di 17enne, poi diventato anche l'imperatore, adottato da Antonino Pio, quello che si è succeduto ad Adriano come imperatore di Roma, e dice, lui porta proprio qui nella poesia, e dice: piccola anima smarrita e soave, questa è l'ultima frase del libro,
vi dico poi invece la frase da cui è partita la Giustina per scrivere il libro: piccola anima della rete sonora, compagna ospite del corpo, ora ti appresti a scendere in luoghi, colori, ardui, e poi vedete la differenza con un'altra traduzione, dove non avrai più gli svaghi consueti, un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più, cerchiamo, questa è la frase da cui è partita per scrivere il libro, cerchiamo di entrare nella morte a occhi aperti. Perché Adriano era quell'uomo, appunto, senza gli dèi del passato e senza gli dèi del futuro, che viveva una condizione peraltro estremamente umanistica, legata all'influenza dell'umanesimo greco, perché lui era un appassionato di Atene. Io l'ho riletto questo libro, che l'ho letto varie volte nel passato, l'ho riletto quest'estate, mi trovavo in Grecia e avevo con me una cara amica greca che non conosceva questo libro, e le ho detto: guarda, come fai a non conoscere un libro che parla quasi interamente di Atene, parla tantissimo della Grecia, parla della sua formazione, che peraltro gli veniva anche contestato, lui era spagnolo di origine, gli veniva contestato perché si diceva che a Roma, la Roma imperiale, non la Roma repubblicana, ma la Roma imperiale, aveva un'idea della Grecia invece come una cosa, credo, la svenevolezza, l'ellenismo, l'utilizzo di costumi. Quindi questo libro in realtà è un libro sull'umanesimo, un libro sull'ellenismo, un libro sull'ellenismo pre-romano, quindi non la fase ellenistica più vicina alla Roma imperiale, ma che recupera i grandi valori dell'ellenismo. Tre piccolissime cose vi volevo leggere, perché se qualcuno ha letto e poi vuole aggiungere qualcosa, le tre cose che vi volevo leggere io, mi farebbe piacere che lo facesse, perché così non diventa un monologo. Le pagine che volevo leggere sono la pagina 84-85, che è una pagina che volevo, per farvi comprendere anche il grandissimo valore letterario di questo libro. Lei è una scrittrice è straordinaria. Non so se avete letto L'opera al nero, di sempre della Jursena. L'opera al nero è un altro libro fantastico, anche quello è un romanzo filosofico, parla di un filosofo, Zenone, e parla della sua condanna a morte e racconta questi ultimi momenti della vita di Zenone, tutte queste rimembranze di Zenone dopo la condanna a morte e prima della morte. C'è anche un diario di viaggi in Grecia. E anche il diario di viaggi in Grecia, perché poi lei è andata, giusto mi ha fatto ricordare che lei è andata moltissimo con la sua compagna in Grecia. Racconta la primavera greca, che è qualcosa di straordinario. Lei è una scrittura. La prima volta che va ad Olimpia, che va. Bravissimo, e la straordinarietà sua è questa forza di narrativa, io la trovo proprio un'espressione, è sempre poi così profondamente poetica e rimane narrativa, cioè essendo profondamente poetica. Per farvelo capire, non appena è giunto a Caraci, l'imperatore stremato era andato a sedersi sulla ghiaia. Questo sta parlando non di Adriano, ma di Traiano. Traiano è colui che adottò un punto di morte. Sapete che uno degli argomenti giuridici di questo libro è il fatto che parla con grande entusiasmo di questa idea straordinaria che ebbero i romani, cioè che loro quando volevano trasferire il potere imperiale non lo trasferivano al proprio figlio, lo trasferivano alla persona che ritenevano meritevole. Si creava questo rapporto della persona meritevole a un figlio, sì, ma un figlio adottivo, e loro lo adottavano per l'occasione. In questo caso Traiano adottò Adriano in punto di morte, questo è un motivo di critiche, ovviamente poi all'epoca si pensò che era stato avvelenato, e che la moglie Plotina, chi difendeva veramente Adriano è la moglie di Traiano, cioè Plotina, con cui Adriano, quindi in questo libro si racconta, ma ne sono certo che sia così, non aveva alcun tipo di relazione se non di tipo amichevole, però Plotina aveva una grandissima stima per Adriano e lo difese e fece in modo che poi diventasse il successore. Appena giunto a Caraci, l'imperatore stremato era andato a sedersi sulla ghiaia a contemplare le torbide acque del Golfo Persico. Si era ancora all'epoca in cui non dubitava della vittoria, eppure per la prima volta fu sopraffatto dall'immensità del mondo, dal terrore della vecchiaia, da quello dei limiti che ci rinserrano tutti. Grosse lacrime ricadono nel volto di quell'uomo che si credeva incapace di piangere. L'imperatore, che aveva portato le aquile romane su lidi inesplorati fino a quel giorno, comprese che non si sarebbe imbarcato mai più su quel mare tanto vagheggiato. L'Impia, la Batriania, tutto l'Oriente oscuro di cui si era inebriato a distanza, sarebbe restato per lui un nome, una visione. L'indomani notizie funeste lo costrinsero a ripartire. Tutte le volte che il destino mi ha detto no, ho ricordato quelle lacrime versate una sera, su una sponda lontana, da un vecchio che forse per la prima volta guardava in faccia la sua vita. Vedete com'è
è sempre netta, eppure in questo modo netto di raccontare c'è una forza, un'energia, questo momento inebriante delle parole. Io lo trovo straordinario. Adesso vi leggo qualche altro pezzettino di queste, sono sempre brevissime, quindi non vi tedio troppo. A pagina 127, questi sono proprio frammenti, vi leggo proprio dei piccoli frammenti. Avevo letto in Plutarco una leggenda di naviganti riguardante un'isola situata in quei mari prossimi al mare tenebroso. Da secoli gli dei vittoriosi dell'Olimpo vi avrebbero relegato i titani vinti. Quei grandi prigionieri delle rocce e delle onde, eternamente flagellati dall'oceano insonne, votati anch'essi a un sogno perenne, ma intenti senza posa a sognare, continuerebbero a opporre all'ordine olimpico la loro violenza, la loro angoscia, sapete il contrasto tra gli dei olimpici e gli dei titanici, il loro desiderio perpetuamente frustrato. Ritrovavo in quel mito ambientato ai confini del mondo le teorie dei filosofi di cui mi ero nutrito. Due punti. Ogni uomo, nel corso della sua breve esistenza, deve scegliere eternamente tra la speranza insonne e la saggia rinuncia ad ogni speranza, tra i piaceri dell'anarchia e quelli dell'ordine, tra il titano e l'olimpico, scegliere tra essi o riuscire a comporre tra essi l'armonia. Lo trovo perfetto. Come fai a dire che significa il diritto se non leggi una cosa del genere? Cioè il diritto è proprio questo, è questo grande contrasto tra due forze elementari ma assolutamente affini, che sono i titani e gli olimpici sono affini tra loro, che è la forza della violenza, la forza della ragione o la forza dell'ordine o del diritto. L'armonia tra queste due forze è la vera grande sintesi, ma questa sintesi la riusciamo a trovare per esempio nel parlare del corpo nel diritto? Ecco, questo è un tema che io sottoporrò ovviamente agli studenti poi quando li incontrerò nella lezione 2-2, quindi non sarà certo così fugace. Pagina 183, mi leggo ancora qualche altra piccola pagina per parlare dell'idea delle cose che mi sono piaciute particolarmente. Pagina 183, questa è molto breve, tutto crollò attorno a me, tutto sembrò spegnersi, Zeus Olimpico, il padrone di tutte le cose, il salvatore del mondo, precipitò. Non vi fu più che un uomo dai capelli grigi che si inghiozzava sul ponte di una barca. Era accaduta una cosa nella vita di Adriano, che lo avrebbe profondamente segnato per sempre, che questo giovinetto che si chiamava Antino, che è un giovinetto al quale gli ha dato il nome di una città. E tantissime, lo racconta bene, rappresentazioni. Lo ha rappresentato all'infinito. Esatto, e racconta bene questa storia della rappresentazione infinita, ha ragione Angelo, rappresentazione all'infinito, perché lui ogni volta che trovava una rappresentazione all'infinito la trovava somigliante e diversa, e quindi alla fine poi dice forse le peggiori rappresentazioni di quel volto mi erano più familiari, che in qualche modo mi ricordavano di quella perfezione, mi ricordavano l'imperfezione che io amavo, mi ricordavano l'umanità che era la mia. Ma lui cercava negli altri quella persona. E poi cercava negli altri quella persona. E trovava poi la scena anche straordinaria dell'imbalsamazione, che trovo una cosa pazzesca, questa cosa di lui, perché lui era molto legato alla cultura egizia, all'Oriente in generale, come Traiano. Però devi dire che lui poi si suicida, è un amore. Sì. Cioè Antino che si suicida per lui, perché innanzitutto che aveva paura di invecchiare. Non si capisce perché si suicida. Un po' perché aveva paura di invecchiare, un po' perché sembrava che potesse, questo fatto che lui temeva che invecchiando Adriano potesse allontanarsi da lui, dal suo amore, dal suo corpo, in qualche modo poteva sembrare una sconfitta. Perché ricordi il giorno in cui si suicida c'era la barca di Lucio, c'era Lucio che era quest'altro giovane amante, che era stato il suo giovane amante quando era giovane. Tra l'altro c'è tutto questo tema dell'amore maschile, che è un altro tema che è molto relegato in un angolo, che però era molto presente nella cultura greca e in quella latina, quindi forse parlarne e dire che cosa significava la cultura greca e la cultura latina forse neanche sarebbe disdicevole, perché poi pensate ai cenacoli filosofici del greci, in qualche cosa forse, cioè, tacerlo completamente, la maieutica forse andrebbe detto che forse non era solamente un discorso astratto, forse c'era qualcosa di più della maieutica, dell'astrazione intellettuale, ecco, poi non voglio fare commenti pruriginosi, ma dico probabilmente c'era qualcosa in più, non so se...
Poi se qualcuno di voi mi dice, io vi ascolto vuol dire guarda, molto perfettamente Angela. Qua nel, pagina 188 dice era ancora un opporsi al tempo, un nome, una somma di vita di cui nessuno calcolerà gli elementi innumerevoli, un segno lasciato da un uomo smarrito in quella successione di secoli. Qui parla di Achille sotto le mura di Troia, parla del ciclo omerico, e lo riprende poi nel discorso accanto, a pagina 189. C'era una volta una risoluzione disperata da parte di quel buon nuotatore per lasciarsi soffocare dalla melma. Qua parliamo di Antino. C'era voluta una risoluzione disperata da parte di quel buon nuotatore per lasciarsi soffocare dalla melma nerastra, perché lui si lascia affogare da una melma. Cercai di percorrere col pensiero la rivoluzione attraverso la quale passeremo tutti, il cuore che si arresta, il cervello che rinuncia al pensiero, i polmoni che cessano di aspirare la vita. Anch'io subirò uno sconvolgimento analogo, morirò un giorno, ma ogni agonia è diversa, i miei sforzi per figurarmi quella di Antino non pervenirono che a una costruzione priva di valore, era morto subito. Ho resistito, ho lottato contro il dolore come contro una cancrena. E poi lui si ammala, di cui muore a 60 anni, si ammala di una malattia che era una malattia cardiaca, e che poi è una malattia cardiaca, ma quella malattia come si chiama? Idropsia. È uno scompenso cardiaco avanzato. In realtà no, nessuno vorrebbe mai una diagnosi di idropsia. È inimmaginabile. Ma oggi non la potremmo. Per una ragione molto semplice, perché l'idropsia è considerato un sintomo, non una malattia. Invece lui qua ne parla come una malattia. È molto bello questo da osservare. Il fatto che quelle che erano delle malattie nei decenni passati per i nostri genitori, le diagnosi che loro facevano adesso i loro figli, cioè i nostri figli non le farebbero mai, perché erano soltanto dei sintomi. Noi l'idropsia era semplicemente un sintomo, che probabilmente era dovuta, perché è il caso più frequente, cioè il rigonfiarsi di acqua del corpo. Che era dovuto probabilmente a uno scompenso cardiaco che lo determina e che si combatteva con le mignatte, innanzitutto, e con salassi di vario genere, che poi anche altre malattie, tipo ad esempio la cirrosi epatica, le malattie renali in fase terminale comportavano comunque il riempirsi di acqua del corpo. Quindi noi abbiamo avuto questa trasmigrazione anche da un punto di vista terminologico lessicale. L'idropsia, che era una malattia, in realtà oggi non lo è più, è il sintomo, è l'espressione di altre malattie. Quindi la classificazione nosologica è totalmente cambiata. Certo è chiaro, la persona lo fa morire, perché lo immagina, lo fa morire come si muore di scompenso cardiaco, come muoiono le persone degne, cioè morendo lentamente, dolcemente, circondato dagli altri a Villa Adriana. A Villa Adriana, sì. E il colpo apoplettico? È la perdita di conoscenza. Morto per un colpo. Anche in questo caso, la diagnosi di morte, che è meravigliosa, la diagnosi di morte di colpo apoplettico, ma chi dice no? Padriano, no. No, non è il caso di Adriano. Non è il caso di Adriano, perché... Ma è una delle morti letterarie, no? Tu sei morto per idropsia o per colpo apoplettico? No, Felice si è restata al colpo apoplettico, che lo trova letterario quando l'idropsia. È una delle morti più strane. Ictus, no? Che significa itto, colpo. Ma in realtà non ti dice l'ictus se è di tipo emorragico o di tipo ischemico, che è la prima cosa che vuole sapere in Europa. La prima domanda che si pone è se è dovuta a una rottura di vaso o all'ostruzione. Qui si spoglia Adriano di fronte al suo medico, visto che c'è il dottore che la parte più umana e più bella. Io ce l'ho una quantità sui medici, sono in novembre, perché io ovviamente sul corpo, tu pensi che io mi sono fatto le citazioni per il corso. Quelli sui medici cominciano. Il diventa umano lì. Sì, quel momento lì. Quando descrive quel momento lì, dove va dal suo medico. No, io dopo leggo per i medici. Spoglia del potere, no? Per il pezzettino dell'introduzione, ma parla lui parte parlando del medico, così parla, così comincia Memoria di Adriano, parlando del medico, quindi dice quando sono importanti i medici. Allora, quel Dio, quando parla del... A un certo punto vorrei risalire al caso specifico.
La vita e la sua infinita teoria di sciagure sono ancora più orrende che la morte. A volte la vita e la sua infinita teoria di sciagure sono ancora più orrende che la morte. Solo l'anima conta, e veniva posta con arroganza come un dato di fatto, l'immortalità di questa entità vaga, che non abbiamo mai vista operare senza il suo corpo, prima ancora di darsi la pena di provarcene esistenza. Non ero affatto certo, svaniti il sorriso, lo sguardo, la voce, la realtà imponderabili, perché non l'anima? Essa non mi pareva necessariamente più immateriale del calore del corpo. Poi va oltre, parla di questo Dio, mi si mostrava il Dio radioso al posto del cadavere, quel Dio l'avevo fatto io c'ero, e lui lo divinizza. Io ci credevo a modo mio, ma il destino prossimo più luminoso tra le sfere stellari non compensava quella breve esistenza, quel Dio non sostituiva il Dio che avevo perduto. Mi indignava quella smania dell'uomo di sdegnare i fatti a vantaggio delle ipotesi, di non riconoscere le sue fantasie per quelle che sono. Ben diversamente vedevo i miei obblighi sopravvissuto. Quella morte sarebbe stata vana se mi mancava il coraggio di guardarla in faccia, di attaccarmi a quelle realtà, il freddo, il silenzio, il sangue coagulato, le membre inerti, che l'uomo si affretta a rivestire di terra e di ipocrisia. Preferivo andare a tentoni nel buio senza l'aiuto di deboli lampade. Sentivo intorno a me che si cominciava a deplorare un dolore così lungo e così intenso. Del resto scandalizzava più la sua veemenza che non la sua causa. La memoria della maggior parte degli uomini è un cimitero abbandonato, dove giacciono senza onori i morti che si hanno cessato di amare. Ogni dolore prolungato è un insulto al loro oblio. Io lo trovo, il modo in cui scrive, lo trovo una potenza. La memoria della maggior parte degli uomini è un cimitero abbandonato, dove giacciono senza onori i morti che si hanno cessato di amare. Ogni dolore prolungato è un insulto al loro oblio. Comunque, 192, 220, 221, stiamo arrivando alla conclusione di questa breve carrellata. 121 è un po' più lungo, perché parte da una cosa che io tra l'altro ho citato, perché quando ho scritto il mio blog Non so niente, in realtà citavo indirettamente Non so nulla, è tutto falso, Non so nulla, di Adriano. Qui si parla di questo ultimo assedio che porta avanti Adriano, con una vittoria sui palestinesi, parla tra l'altro della Palestina, ne parla in maniera molto puntuale del tema della Palestina. Una sentinella marciava lunghi passi regolari su quel sentiero di ronde, pericolosamente stagliata al lume di luna. In quell'andare su e giù ravvisavo il moto di un ingranaggio della macchina immensa di cui ero il perno. Mi commuoveva un istante lo spettacolo di quella forma solitaria, la sentinella, di quella fiamma breve che ardeva nel petto di un uomo in mezzo a un mondo di pericoli. Da qualche anno mi si suppone in possesso di singolari chiaroveggenze, i segreti, è tutto falso, non so nulla. Ma è pur vero che durante le notti di Betar, nell'assedio di cui vi parlavo, ho visto sfilare sotto i miei occhi fantasmi inquietanti, le prospettive che si affacciavano allo spirito dall'alto di quelle colline spoglie erano meno maestose di quelle del Gianicolo, meno dorate di quelle del Sumio. Ne costituivano il rovescio, il nadir. Mi dicevo che è vano sperare per Atene e per Roma, quell'eternità che non è accordata né agli uomini né alle cose, che è più saggio da noi negano persino gli dèi. Quelle forme di vita complicate e sapienti, quelle civiltà raggiate nelle loro raffinatezze d'arte e di piacere, quella libertà dello spirito che si informa e che giudica, dipendevano da circostanze innumerevoli e rare, la condizione che era quasi impossibile provocare tutte simultaneamente e che non bisognava aspettarsi di veder durare. Simone lo avremmo ambientato, Ariano avrebbe saputo proteggere la Siria dalle invasioni degli Alani, ma altre orde sarebbero venute, altri falsi profeti. I nostri deboli sforzi per migliorare la condizione umana saranno continuati con scarso impegno dai nostri successori. Il seme di errore e di morte che anche il bene contiene in sé crescerà mostruosamente nel corso dei secoli. Questo lo dice immaginando, era scritto nel 1951, ma immaginando Adriano nel secondo secolo dopo Cristo. Il mondo stanco di noi si cercherà nuovi padroni. Quello che ci era parso saggio apparirà vano, quel che ci era parso bello apparirà orribile. Come l'iniziato mitriaco, forse anche l'umanità ha bisogno del bagno di sangue, di passare periodicamente nella fossa funebre. Vedevo tornare i codici feroci, idee implacabili, il dispotismo incontestato dei principi barbari, il mondo frantumato in stati nemici, eternamente in preda al terrore. Altre sentinelle minacciate da altri dardi andranno su e giù di ronda nelle città future. Il gioco stupido, osceno e crudele continuerà e la specie umana invecchiando vi aggiungerà senza dubbio nuove raffinatezze d'orrore. La nostra epoca, di cui conoscevo meglio di chiunque altro le insufficienze letali,
forse un giorno sarà considerata per contrasto con una delle età dell'oro dell'umanità, ed è vero, una delle età dell'oro dell'umanità, natura Deus, fortuna mutato, Deus omnia cernit. La natura ci tradisce, la fortuna muta, un Dio dall'alto guarda ogni cosa. Va bene, arriviamo all'ultimo pezzettino, il 246. 246, ti ho conosciuto in cul, piccolo Annio Vero, che oggi per mio volere ti chiamo Marco Aurelio. Ti ho visto leggere con passione gli scritti dei filosofi, vestirti di lana ruvida, dormire sulla nuda terra, costringere il tuo corpo gracile a tutte le mortificazioni degli stoici. Atteggiamenti che non mancano di eccesso, ma a 17 anni l'eccesso è una virtù. Quando questa è la prova, sì, a 17 anni l'eccesso è una virtù. A volte mi chiedo contro quale scoglio farà naufragio tutto ciò, poiché si fa sempre naufragio. Sarà una sposa, un figlio troppo amato, si fa sempre naufragio. Sarà una sposa, un figlio troppo amato, uno di quei tranelli legittimi nei quali restano impigliati i cuori più timorati e puri. O sarà più semplicemente l'età, la malattia, la stanchezza, il disinganno che ci avverte, che se tutto è vano lo è anche la virtù. Ma chi l'ha scritto? Ditemi nel nome, c'è Shakespeare. Quando parla di mille naturali creature che la carne eredita la scena, è un passaggio che ricorda un sonetto di Shakespeare. Il mondo sarà migliorato indubbiamente per sempre per averlo visto associato una volta al potere supremo. Credo ad offrire agli uomini l'unica occasione che avranno mai di realizzare il sogno di Platone, di vedersi regnare su di loro un filosofo di cuore puro, che Marco Aurelio. E rinunciare subito a entrambi, parlando di Veronica e Teodoro, in favore dell'austerità mero fantasma. Bisognerebbe ricordarlo ai nostri governanti, austerità, virgolette, mero fantasma. Austerità, mero fantasma. Tu non mi ami molto, dice a Marco Aurelio, a cui sta per cedere il potere, a cui scrive una lettera d'amore. Tu non mi ami molto, il tuo affetto filiale va piuttosto ad Antonino. Tu fiuti in me una saggezza opposta a quelli che ti insegnano i tuoi maestri. E nel mio abbandono ai sensi, tutto il libro è tessuto questo rapporto tra lo spirito e il corpo, tra i piaceri, la volontà. Lui si ritiene un uomo che ha fatto un uso parsimonioso della volontà, è riuscito a governare, nel senso si è abbandonato, ma è riuscito a governare. Un metodo di vita in antitesi alla serietà del tuo, che pur tuttavia gli è parallelo. Non importa, non è necessario che tu li comprenda, vi è più di una saggezza. E sono tutte necessarie al mondo, non è male che esse si alternino. Allora, fantastico, non è male che esse si alternino. L'ultimo pezzettino è Pazienza, e io non ho da leggervi molto altro, se non che il suo ricordato di maggio, Antino, si suicida, lui cerca di suicidarsi, ma nessuno, qui chiama questo paese, chiama questo uomo di grande fedeltà. Lo chiamo questo uomo pieno di forza, di coraggio, lo immagino questo uomo che gli chiede di suicidarsi. Ci sono vari, aspetta, vi leggo questo brano perché secondo me è molto bello. No, vi leggo prima Achille, perché io non amo Achille, preferisco Ettore. Lui dice: a volte Achille mi sembra il più grande di uomini per coraggio e forza d'animo, le doti dello spirito accoppiate all'agilità del corpo e per l'amore ardente del suo giovane compagno. E nulla è lui e nulla in lui mi pare più grande della disperazione di invece di sprezzare la vita e angosciare e agoniare la morte quando ebbe perduto il suo diletto. Quindi parla ovviamente di Antino e pensa all'amore tra Achille e Patroclo. Qua c'è un certo punto, dice: un giorno ho portato al filosofo Eufrate, ci abbiamo ancora qualche minuto, al filosofo Eufrate, il filosofo aveva il permesso di suicidarsi. Nulla mi sembrava più semplice, un uomo ha il diritto di stabilire in quale momento la sua vita cessa di essere vita. Non sapevo allora che la morte può divenire oggetto di un ardore cieco, di una fame come quella dell'amore. Non avevo previsto le notti in cui avrei arrotolato il balto intorno alla mia daga per costringermi a riflettere due volte prima di servirmi. Ariano solo ha intuito il segreto di questo duello senza gloria contro il mondo. L'aridità, la stanchezza, il disgusto d'esistere che sbocca nel desiderio di morire. Non si guarisce mai. A più riprese l'antica febbre mi ha schiantato. E tremavo in anticipo come un malato che presente l'imminenza di un attacco. Tutto mi valeva a ritardare l'ora della lotta notturna, il lavoro, le conversazioni dissennatamente protratte di una lata, i baci, i libri. È convenuto che un imperatore si suicidi solo se è messo le spalle al muro da ragione di Stato. Lo stesso
Marcantonio aveva la scusa di una battaglia perduta. Il mio Severo Arriano ammirerebbe assai meno la disperazione che mi trascino dall'Egitto se non ne avessi trionfato. Il mio codice vietava i soldati la dipartita volontaria che accordava ai saggi, e io non mi sentivo libero di disertare più di un legionario qualsiasi. Ma so bene cosa significhi sfiorare voluttuosamente con la mano la canapa di una corda o la lama di un coltello. Avevo finito col farmi del mio desiderio, un baluardo contro esso stesso. La possibilità inalienabile del suicidio mi aiutava a sopportare l'esistenza con minore fastidio, siccome la presenza a portata di mano di una pozione sedativa fa star calmo un uomo che soffre di insonnia. Per una contraddizione intima, questa ossessione della morte ha cessato di dominare il mio spirito soltanto quando sono sopraggiunti a distanza dei primi sintomi del mio male. Ho ricominciato a interessarmi a quella vita che mi abbandonava. Nei giardini di Sidone ho desiderato appassionatamente di godere del mio corpo qualche anno ancora. Volevo morire, non volevo soffocare, la malattia disgusta della morte. Si vuol guarire, che è una maniera di voler vivere, ma la debolezza, la sofferenza, mille miserie corporali dissuadono ben presto il malato dal provarsi a risalire la china. Non si può sapere di tregue che sono tranelli, di forze vacillanti, di ardori incompleti, di questa perpetua attesa della prossima crisi. L'ultima frase la dedichiamo ai medici. Comincia così il libro. Sono andato stamattina dal mio medico, mio caro Marco, sono andato dal mio medico in moglie. Recentemente rientrato in villa da un lungo viaggio in Asia. Bisognava che mi visitasse a digiuno ed eravamo d'accordo per incontrarci il primo mattino. Ho deposto mantello e tunica e mi sono adagiato sul letto. Ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto, così comincia il libro, altrettanto sgradevoli per te quanto lo sono per me. E la descrizione del corpo di un uomo che si nutre negli anni ed è vicino a morire di una idropisia, la chiamo così, idropisia. Diciamo solo che ho tossito, respirato, trattenuto il fiato, secondo le indicazioni di Ermogene, allarmato suo malgrado per la rapidità dei progressi del male, pronto ad attribuirne la colpa al giovane Giolla, che mi ha curato in sua assenza. È difficile, questa è la frase che volevi sentire tu, rimanere imperatore in presenza di un medico. Questa la leggerò ai miei amici medici quando comincerò la lezione che devo fare a un gruppo di medici tra qualche mese. Difficile anche conservare la propria essenza umana. L'occhio del medico non vede in me che un aggregato di umori, un povero amalgama di linfa e di sangue. Per la prima volta stamane mi è venuto in mente che il mio corpo, il corso di sangue sul corpo, compagno fedele, amico sicuro e a me noto più dell'anima, è solo un mostro subdolo che finirà per divorare. Questo è il tema del corpo. Il tema del corpo, ovviamente, io ho fatto delle citazioni, se volete aggiungere qualcosa a queste parole sconfortanti. Sì. Aveva il prolungamento del corpo nel suo cavallo, perché lui lo adorava. Sì. E c'è un passo sul cavallo che è bellissimo. Proprio un prolungamento proprio del corpo. Sì, quando lui non può salire più dal cavallo, sul cavallo. Per lui poi ha fatto molto la vita militare, quindi aveva vissuto sul cavallo, il rapporto con il cavallo è veramente lo riteneva bravo, una proiezione di se stesso, e di rivedere in quell'energia, in quella forza, la forza che lui poteva ancora possedere se avesse avuto, non avesse avuto la vecchiaia che era il tema del cavallo è molto importante. E poi ci sono altri temi che qua dentro sono molto importanti. Io ovviamente il tema giuridico, ci sono moltissime citazioni giuridiche, non ve le ho fatte di quelle che farò ai ragazzi, però il tema dei mercati, il tema della globalizzazione, qui c'è già un cenno al tema del rapporto, quando vi costituì una città si poneva il problema del mercato, e poi c'è il tema dell'architettura, un tema che ora è completamente dimenticato, cioè il rapporto, c'è un brano bellissimo che parla del rapporto tra lo spazio e la convinzione che colui che esercita il potere dei porsi il problema dello spazio in termini di rappresentazione del futuro. Pensate ovviamente all'architettura. L'agonia della casa di Tivoli, che sembra che descrive proprio l'agonia degli aspetti della comunità, che lui presiedeva, che lui ogni volta costruiva una nuova città, ne ha costruito tante, lui presiedeva i lavori, lui andava lì, li seguiva, se ne faceva carico, e questo è il tema ovviamente non è un tema giuridico in senso stretto, ma che questo è un tema bellissimo, se fosse analizzato diciamo dagli architetti, degli ingegneri, dei medici, il tema della medicina in senso stretto, ci sono moltissime citazioni, c'è il tema della poesia, il tema, c'è una bellissima pagina, questo lo dico per il mio amico Felice, pagina 198 sulla biblioteca, vediamo sulla biblioteca, si pensa ai libri, che sono le cose che in qualche modo ci salvano ancora. Il libro è una novità, anche se lui qua ne parla di libri come una salvezza.
198, di bella, si occupava molto delle biblioteche. A un certo punto qua a pagina 9 c'è anche una frase bellissima: uno Stato dura soltanto per opera di una classe media seria e dotta. Ma possiamo ricordare questa frase ai tempi nostri? Ma io lo sarò, uno Stato dura soltanto per opera di una classe media seria e dotta. La biblioteca, in essa nulla mancava di quel che può secondare la meditazione. Questa è la biblioteca che aveva costituito lui, realizzato lui e costruito lui, nonché la quiete che la precede. Comodi sedili, riscaldamento adeguato durante l'inverno, spesso pungente, scale agevoli per accedere alle gallerie nelle quali si conservavano i libri. L'alabastro e l'oro di lusso sobrio e discreto era stata dedicata un'attenzione particolare alla scelta della collocazione delle lampade. Ad esempio, bisogna raccogliere e conservare antichi volumi, di incaricare scrivani con scienziati di darne nuove copie. Nobile compito, non meno urgente, pensavo all'aiuto ai veterani e dei sussidi alle famiglie prolifiche e disagiate. Qualche guerra, dicevo a me stesso, la miseria che la segue, un periodo di volgarità e di incultura sotto un cattivo principe, basterebbero a far perire per sempre i pensieri pervenuti fino a noi mediante quei fragili oggetti di pergamena e di inchiostro. Ogni uomo, anche questa dove abbiamo mettere, se avremo mai un finanziamento, la fondazione a favore della lettura, ogni uomo così fortunato da beneficiare più o meno di quei legati di cultura mi sembrava responsabile verso tutto il genere umano. Ogni uomo così fortunato da beneficiare più o meno di quei legati di cultura, cioè dei libri, mi sembrava responsabile verso tutto il genere umano. Il rapporto tra cultura e responsabilità è un tema importantissimo, un tema decisivo, è un tema che noi abbiamo portato avanti questi, senza offesa per nessuno degli altri. La poesia gnomica, che sta nella frase accanto dall'anno di origine, e di Antimaco, non vi dico, ma il tema della poesia gnomica, quindi la poesia didascalica, diciamo così, e leggera didascalica, è un tema bellissimo che tratta proprio in questo punto, parlando della cultura dei libri. Potrei ricordare soltanto Giorgio Albertazzi, che lo ha portato la riduzione di Maurizio Scapagno. È un autentico capolavoro che è durato fino all'anno scorso, perché Albertazzi l'ha fatto il Franco Parenti di Milano in piena Expo l'anno scorso, l'ultima volta l'ha rappresentato. Ed esiste anche un video, perché è stato trasmesso da Sky Arte proprio quando è morto Albertazzi, cioè a ottobre, la primavera di quest'anno, quindi qualche mese fa. E la riduzione. È stato, però non ha portato le memorie italiane, lui li ha fatte soltanto al Mercante di Venezia. Noi possiamo recuperare però questo. Sì, si potrebbe recuperare, perché sarebbe molto interessante. Io le memorie italiane per l'ho visto con Sonia, sono riuscito a farlo vedere anche a Sonia, ed è nel senso di Vedi, questo è l'equivoco delle parole. No, è riuscito a prendere in casa, non voglio dire. Andare al Teatro Parioli di Roma non è propriamente una mortificazione né del corpo né dello spirito, è facile, come diceva la persona che mi riporta al Parioli. Il discorso è che 20 anni fa fu messo in scena a Villa Adriana, poi c'è stato un blackout di 15 anni, l'ha riproposto nel 2013, e quindi diciamo io avevo conosciuto Sonia, ho avuto la fortuna di poterlo vedere con lei al Teatro Parioli. Poi c'è stato quest'estate l'ha fatta lui la riduzione di Maurizio Scaparro, e il suo è un monologo, dura 40 minuti, che ascolti senza trattenendo il fiato e probabilmente dando fastidio a chi ti sta a fianco, perché giustamente senti che sei randolando. Ti viene voglia di ripetere alcuni versi, perché per chi ha amato la memoria di Adriano lo abbiamo in memoria. Mi perdonerai che ho letto le cose che ha letto Albertazzi. No, diciamo. Gran parte, ad esempio, perché nella riduzione finale, quando si parla appunto di un figlio troppo amato e così via, ovviamente poi Scarraro si ferma, non va nella riflessione filosofica, altrimenti perdi il ritmo della fonia, il ritmo del racconto. E questo secondo me
se lo troviamo, se lo troviamo, se lo interessante, ve lo facciamo vedere. Credo che sia copertissimo da diritti d'autore, esiste perché c'è su, l'hanno trasmesso quando è morto Albertazzi su Sky Arte, quindi c'è il video delle memorie di Adriano di Giorgio Albertazzi e poi soltanto una brevissima riflessione sul libro, proprio veramente breve, quello che mi passa per la mente è Yourcenar che parla di Adriano, non è Adriano che parla, nel senso che la middle class sapete, mi insegnate, non esisteva all'epoca del liceo romano, quindi la classe media, o meglio ci sono anche altre cose, l'omosessualità che è sicuramente un movimento di liberazione anti-omofobia della Yourcenar che la richiede e la urla, e anche il diritto cui tu chiamavi e facevi il riferimento prima, sarebbe un interessante momento di riflessione, come noi adesso il diritto legge i rapporti omosessuali e soprattutto la fascia di età in termini di pedofilia, parola che si ha anche imbarazzo nell'esprimere, e come invece era letta e interpretata nei secoli passati, anche all'epoca, in epoca ellenistica. No, il terremoto. Fortuna che abbiamo avuto ad avere il manoscritto, perché Margherita di Yourcenar aveva perso il manoscritto. Sì, però poi ce lo mandò un amico negli Stati Uniti. Però lei lo modificò, quello originale lo modificò. Però aveva una cosa modificata. Lei è stata accademica di Francia, lo senti spesso. È stata accademica di Francia. Sarà la prima donna accademica di Francia. Comunque, straordinario. Chi non l'ha letto, credo, di consigliere. Io l'ho letto ragazzi, devo dire, rileggerlo ha significato per me una cosa totalmente, un'esperienza totalmente fuori. Veramente un'esperienza vera. E poi cosa è venuto in mente? Veramente qua concludiamo. Che mi era stato chiesto di fare un intervento a un convegno sulla proporzionalità. Io ho scritto un libro sulla proporzionalità molti anni fa. Il titolo al convegno che avevo dato, quello della misura appropriatezza proporzionalità. Questo è l'intervento che volevo fare. Nel fare questo ragionamento su misura appropriatezza proporzionalità, in realtà mi sono fatto uno schema bibliografico. Uno schema bibliografico, infatti il sottotitolo era legato al tema dell'uomo vitruviano, dall'uomo vitruviano all'uomo assiologico, e nel fare questo ragionamento dall'uomo vitruviano all'uomo assiologico mi è venuto proprio l'immagine di una serie di cose che stanno scritte in questo libro, che mi sono ritornate alla memoria, ma veramente non ero perduto in tutti questi anni. Quindi mi sono ritrovato questo patrimonio di conoscenze, di esperienze che sono attualizzate, ha detto bene Fernando, una delle critiche a questo libro è questo, cioè sei tu che hai messo in bocca ad Adriano cose che appartengono alla tua, esclusivamente alla tua, anche quando parla dei libri, parla dei libri in una maniera attualizzata, cioè a valle del Cinquecento, diciamo così, no? Però non poteva essere diversamente, ma nel farlo, lei lo fa in maniera esplicita, nel farlo in maniera esplicita si serve però di tutta una serie di elementi della conoscenza storica e filosofica di quel periodo che trovo straordinari, perché lei li pensa alla poesia gnomica, lei li rivaluta e li fa rileggere in un'ottica totalmente nuova. Li avrebbe riprese Giustiniano 300 anni dopo, quindi esisteva una cultura libraria anche. Sì, anche, ma non è totalmente diverso. Cioè, lei ne parla come se fosse una cosa che tu consulti agevolmente, vai, ho comprato tre libri e me li sono letti. Non è così. Cioè, ovviamente c'era un'attualizzazione anche veloce, se vuoi, ed è collocata nel dopoguerra, anche veloce, era collocata nei problemi della borghesia francese, se vogliamo, della borghesia europea che ho superato la seconda guerra mondiale. Mi sembra questo sia l'esordio di questa nostra annualità. Credo sia stata bello parlare di una donna, innanzitutto parlare di una donna secondo me straordinaria, perché è una delle mie autrici preferite, uno dei miei autori preferiti. Nei primi 10 libri della mia vita io metto sicuramente Memoria di Adriano, sono contento di averlo potuto. Però Adriano è un uomo. L'ha scritto una donna. Però devo dire, al di là dell'uomo donna, per me è proprio questo libro.
è un libro importante che per me ha avuto una grande importanza nella mia crescita personale, quindi vi consiglio vivamente di leggerlo e soprattutto di darvi un feedback, soprattutto alla luce, se riusciamo a trovare il video di cui ci ha parlato Fernando, lo proiettiamo mercoledì e ci facciamo una chiacchierata. Vederlo 40 minuti significa che siamo nei tempi nostri precisi. Sì. La lezione televisiva e il video è fatto da Scapato, quindi è assolutamente molto bello. Direi che ci lavoriamo intorno a quello. Grazie, benvenuti a tutti di nuovo in Fondazione. Ci rivediamo non mercoledì prossimo, ma tra 15 giorni. Grazie.